Stasera si fa la storia. Together we can change the world we've been told. And there we feed the nest inside of me, yeah. And there we feed the nest inside of me, yeah. Sometimes I wish I can close my eyes. Sometimes I wonder I can satisfy. Oh, there's a feeling makes me wanna cry. But I still wonder I can satisfy. We just need to see it. But you just call me in a dream. And to me, yeah. Together we can share the world we've been. Close lights our feet. And there we feed the lessons I don't be, yeah. Life is a feast, like we're running, no one we're looking for the roads that lead back home. And ain't nobody who can do it on your own, and you can do it on your own. And it's not about you or your heart, it's all about you and your mind. And even inside that you got it, you have to bend down to confine. You have to bend down to confine. And we just need to see it. But you just call me in a dream. Doppio peperoncino.
scoperto che è una roba allucinante. Allora, un po' di sale. Questi intanto li possiamo cominciare a mettere, eh? Friggitelli. Ok, pomodoretto, aglio, prezzemolo e sale e peperoncino. E questo va lì. Allora, abbiamo un chiletto di cozze che ci facciamo un po' la pasta con i pomodoretti e poi ce la mangiamo crude insieme a un'altra cosa che vi faccio vedere. Azzardate a buttare l'acquetta che rimane, eh?
qui abbiamo gamberetti rosa freschi freschi, ci facciamo proprio pure questi. Ok, questo è il nostro antipastino di crudi e ho appena scoperto che sono impedito ad aprire le cozze, mi sono anche tagliato un dito. Fatte esplodere per aprirle, ma sono gran buone. No friends, 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 no fri
doja bowl. Adesso questo ce le facciamo alla brace. E le altre invece ce le facciamo per la pasta. Aspetta, sarà la storia stasera. I gambetti ce li diamo da parte per la pasta, ce li buttiamo dentro prente crudi. Sono emozionatissimo. Olio. Un pochino di sale sui friccitelli, mi ricordo mai quali sono. Le cozze sono già salate di loro, quindi non c'entriamo niente. Un pochino di peperoncini, sì, ciao, di prezzemolo. L'aglio ce l'abbiamo già messo. E l'olietto. And it's not about you or your hand, it's all about you and your mind. And even inside of your God, you have to bend down to confine. You have to bend down to confine. And we just need to see it. Like you just call me in a dream, a little and to me. Together we can change the world we've been. And then we treat the mess inside of me. And every speed and mass inside of me. I wish I can close my eyes.
Allora, visto che vedo che non va, facciamo un attimo un cambio d'amianto. Adesso. Adesso sì. Allora, tanto questa va piano piano, ci ho messo un goccino di sale appena appena, un pizzico di sale, perché tanto tutto già salato. Guarda come va. Il problema grosso dopo sarà saltarci la pasta dentro questo padellino. Just a bit strong, just a bit. Allora, secondo me l'unica possibilità per riuscire a mantecare la pasta qui dentro è che adesso le cozze che si stanno aprendo le tiriamo via, le apro. Così rimangono pure belle morbide. Guarda che spettacolo! Ah sì, comunque sì, c'ho anche queste delle borse della moto. Yeah.
Lasciamo qui che si tira un po'. Questi sono bellissimi. Io vado a mangiare le cozze. Allora, cozze da paura, veramente buone. Il sughettino, visto che non ho il pane, non sia mai che si butti. Lo recuperiamo, aiuto, se no fa un casino. Spettacolo. Spettacolo. Ok, qua ci siamo. Professionista. Allora, metà. Un quarto. Abbondante. Thank you.
Ah, vi ricordo poco sale, non fate la cavolata di metterci il sale normale, che se no non si mangia più, anzi diciamo che forse era meglio non mettercelo proprio, perché di supino delle cozze ce n'è tanto. Vai. E poi il bello di fare il sughetto sulla brace, oltre che fare due cose insieme con un fornello solo, è che se ci metti oltre la carbonella qualche pezzettino di legno, viene pure un po' di affumicatello che con le cozze ci sta proprio, mamma mia. Ecco le nostre cozze. I minuti sono... Aiuto. 11, sono già un paio di minuti che l'ho messo, quindi no, sono anche più di 2 minuti. Quindi facciamo 7, dai. No, meno, perché poi lo devo rilassare. 5. Allora, intanto queste le apriamo. Facciamo un impiattamento carino, qualcuna aperta, qualcuna, cioè nel senso qualcuna sgusciata, qualcuna no. Madonna quanto sono emozionato. Questo è dedicato a chi pensa che in campeggio si può mangiare male, eh? Si mangia male dove decidi di mangiare male. La cosa bella è che sono circondato da tedeschi e qualche francese che mi stanno guardando tutti, oddio ho fatto un casino, che mi stanno guardando tutti quanti come un alieno, sia per il fatto che mi sto riprendendo, sia perché ho acchittato una cena che loro manco al matrimonio. Ok, 4-5 ce li lasciamo così per guarnizione, facciamo una cosina carina. Tutto qui, allora come ci organizziamo? Allora, questo qui. Caldo qui, che ci sta? Ci ho messo il fazzoletto al momento sbagliato. Ok. Che ci serve a noi lo scolapasta? A niente. Così, adesso questa ce la teniamo. No, è caduto. Ce la teniamo, che fa sempre comodo.
gli aglietti mettiamo qua. Un fornellino proprio top, veramente grandissimo. Allora, adesso le teniamo in caldo qui. Ancora aglio. Tra l'altro questo fornellino, oltre a essere molto ignorante, bello potente, col fatto che è così bassino, cioè ci puoi proprio cucinare alla grande senza etticata tutto, perché quelli un po' standard, quelli che stanno sopra la bombola, sì, ok, però poi rischi etticata tutto. Tra l'altro questa la bombola la puoi anche poi staccare e la riponi separatamente. Stiamo riscaldando. Madonna che cena, ragazzi. Questo appartiene di qua. Assaggiamo, ce la facciamo, eh? Spettacolo, ancora cruda però, e salata, lo sapevo. Adesso abbiamo passato lì sopra, così si finisce di fare lentamente. Che spettacolo. Allora, allunghiamo un goccino di acqua perché si sta asciugando. Non abbiate paura di scuocerla, perché a questa temperatura si triplicano i tempi di cottura, quindi questo piano piano questa si assorbe tutto il sughettino delle cozze, anche la cenere che è appena entrata dentro, e
tra un minutino ci mettiamo i gamberi e le altre cozze che adesso sono in caldo sull'acqua. Tanta roba, tanta roba. Ok, direi che ci siamo. Cozze dentro. Gamberetti e ci mettiamo pure quella che i fichi chiamano la zest e la buccia di limone. Allora, un sacco di sapore, cioè, metà del buono del piatto viene da qui. I gamberetti ce li siamo mangiati crudi, quindi anche se cuociono 30 secondi proprio, più che bene, tu esci fuori da lì. Ok, io direi che ci siamo. Buon appetito.